Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati in un nuovo video Lego. Questa volta si torna a parlare di Star Wars e nel fatto più specifico del Mandalorian, la nuovissima serie che sta uscendo in questi anni su Disney Plus. Ragazzi, noi abbiamo già parlato di questa serie, l'abbiamo fatto con le Funko Pop. Se per caso ve lo siete perso, vi lascio qui sopra il video che potete assolutamente, dovete anzi, andare a recuperare, dove abbiamo parlato per la prima volta del child, del bambino. In quel video, se non erro, io lo chiamavo ancora Baby Yoda, come alla fine lo chiamava un po' tutta la community di Star Wars. Adesso con la seconda stagione siamo venuti a conoscenza che ovviamente non è Yoda ma si chiama Grogu, e quindi inizieremo a chiamarlo con il suo giusto nome, quindi appunto Grogu. Ragazzi, quindi oggi andremo a costruire questa Razor Crest, la nave spaziale del Mandalorian, la sua nave con la quale va a catturare le taglie. E quindi sono veramente entusiasta di farvi vedere questo pezzo che a me è piaciuto fin da subito. Proprio guardando la serie mi è subito piaciuta questa nave spaziale, quindi ho pensato che non poteva mancare. Questo set Lego è uscito circa un annetto fa. Come al solito io arrivo sempre un po' in ritardo, non ho avuto molto tempo per poter vedere questa serie, quindi recuperandola in ritardo, di conseguenza sono dovuto andare a recuperare anche questo Lego in ritardo. Vi dico, ad oggi è molto difficile da recuperare, ci sono pochi pezzi in giro e chi ce l'ha lo vende anche a prezzi abbastanza alti. Se non erro, quando è uscito costava 134 euro, adesso si aggira intorno ai 180. Io, grazie ad un amico dal quale ho acquistato tantissimi Lego, sono riuscito a recuperarlo ad un prezzo accettabile. Però vi assicuro che non è molto semplice. Io nel caso lo trovo, vi lascio il link qui sotto in descrizione se lo volete anche voi acquistare. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Come sempre il video lo svolgeremo in varie fasi, inizieremo facendovi vedere la scatola, poi vi faccio vedere il contenuto con quello che troverete all'interno e poi andiamo a guardare nel dettaglio questa meravigliosa costruzione che vi assicuro è veramente fatta bene. Allora ragazzi, eccoci qui con la scatola, guardate che bella, The Razor Crest, Lego 75292. All'interno, come potete vedere, ci sono ben 5 minifigure, abbiamo il Child, il Mandalorian, Griff Karga, l'IG-11 e uno Scout Trooper. Ragazzi, la navicella è alta 14 cm, è lunga 38 cm e larga 28 cm. Adesso vi faccio vedere uno sguardo nella parte posteriore della scatola. Eccola qui, come potete vedere è completamente apribile, si apre da tutti i lati e ci mostra i suoi segreti, che sono anche molto molto belli. Adesso vi avvicino, guardate qua le lastre di grafite, la stanza da letto. Qui abbiamo anche lo scomparto che si rimuove nella parte superiore della nave. Qui abbiamo anche questo scomparto segreto dove il mando può conservare il suo fucile di precisione. Qua sopra abbiamo anche il sistema per poter lanciare e conservare i missili. Ora ragazzi, non ci resta di andare a scoprire il contenuto della scatola. Eccoci qui, io sullo sfondo ho anche lasciato il mio X-Wing, l'ho dovuto appoggiare sul tavolo perché, come immaginerete, per fare spazio a questa nuova Razor Crest ho dovuto fare dei movimenti e quindi per ora abbiamo anche l'X-Wing, che non mi dispiace peraltro di farvelo vedere qui sullo sfondo perché nella serie appare anche diverse volte questo velivolo, quindi insomma secondo me ci sta anche bene e sta in tema. Allora torniamo a noi, all'interno troverete ben 6 buste che devo dire 3 se non sbaglio sono doppie, ci sono 2-2, 2-4, 2-6 o qualcosa del genere, quindi diciamo che in totale sono 9 bustine, però vengono numerate solo da 1 a 6. Poi abbiamo il foglio degli adesivi che vi faccio vedere qui in fotografia, ovviamente ci sono tutte le decorazioni che vanno attaccate sull'esterno della nave. E poi ovviamente all'interno il nostro libretto di istruzioni. Allora, una piccola particolarità di queste istruzioni è che secondo me sono studiate per un pubblico, diciamo, più piccolo rispetto magari alle ultime Lego che abbiamo fatto come la Batmobile o il Batwing, perché ragazzi praticamente su ogni pagina ci sono uno o due pezzi da inserire. Come potete vedere, guardate, qui una pagina intera abbiamo soltanto 4 per di questi pezzi bianchi, qui abbiamo soltanto questi due, qui soltanto questi due, quindi diciamo che la costruzione risulta molto semplice, molto più semplice peraltro rispetto ai Lego che di solito vado a costruire. Quindi raga, io direi che vi ho fatto vedere tutto quello che c'era all'interno, non ci resta che andare a vedere la nostra Razor Crest costruita.
Perfetto ragazzi, eccoci qui con la nostra Razor Crest costruita e in bella mostra. È un Lego veramente fatto bene, vi assicuro che è anche molto divertente da costruire. C'è una buona parte tecnica all'interno perché bisogna costruire tutto quanto il telaio, che viene fuori ben strutturato e molto molto solido, come poi la Lego alla fine ci ha abituato. Ci sono delle parti molto belle da poter visitare anche all'interno, ci sono tutte le lastre di grafite, c'è anche la parte dove il Mandalorian dorme insieme al bambino, c'è anche la parte, il vano, dove si tengono le armi. Quindi insomma Lego è completamente apribile, quindi si può guardare tutto quanto l'interno e devo dire che è fatto molto bene. Un difetto che ho trovato sono sicuramente i pattini, no? I piedi della nave, dove appunto la nave poggia, che francamente sono un po' diverse da quelle che abbiamo potuto apprezzare all'interno della serie TV. Adesso vi faccio vedere magari una fotografia della nave ufficiale, insomma quella vista appunto nella serie, e i pattini che sono stati fatti dalla Lego. Non vi nego che sono rimasto un pochino deluso perché francamente secondo me non sono fatti molto bene e potevano e dovevano secondo me fare qualcosa di più. Tolto questo però, effettivamente la nave secondo me è fatta molto bene. All'interno possiamo trovare due sedili, la strumentazione, peraltro che non è un adesivo la strumentazione ragazzi, è un brick già stampato così. Ci sono diversi adesivi sulla nave che vanno a formare appunto la caratteristica colorazione di questa navicella. E peraltro poi abbiamo anche un dispositivo molto carino che poi magari vi faccio vedere più nel dettaglio, con la quale la navicella può sparare dei razzi luminosi, insomma. Quindi la nave, come detto, è molto bella, è molto ben strutturata. Ho trovato soltanto questo piccolo difetto, come vi dicevo, sui piedi, ma insomma tutto sommato devo dirvi che è fatta molto bene e realizzata molto bene. Detto questo, non ci resta che andare a guardarla più da vicino. Adesso ci spostiamo, ve la faccio vedere in ogni più piccolo dettaglio. Ovviamente andiamo a vedere anche le 5 minifigure che sono comprese all'interno di questo set e dunque direi di spostarci. Allora ragazzi, eccoci qui pronti a vedere nel dettaglio questa meravigliosa costruzione. Iniziamo come sempre dalle minifigure. Quindi qui abbiamo IG-11, il droide cacciatore che appare fin dall'inizio, è uno dei incaricati, diciamo, da parte della Gilda di recuperare Grogu. Eccolo qui, poi viene convertito e alla fine diventa un alleato del nostro Mando. Molto bello ragazzi, guardate quanto è carino, fatto molto bene, guardate come è ben stampato il suo volto, pieno di armi, abbiamo sia questa pistola sul braccio, sia questa sorta di cecchino posizionato sul suo dorso, molto carino questo droide, eccolo qua. Poi proseguiamo con il nostro protagonista, il Mandalorian, ragazzi, il suo vero nome è Din Djarin, eccolo qui con il suo fucile da precisione, sì, è una vera bomba questo fucile. Molto bello anche lui ragazzi, guardate quanto è fatto bene, sia il casco sia tutta il disegno insomma della sua armatura. Peraltro mi è un po' dispiaciuto perché qui non è con l'armatura quella nuova, quella tutta formata di Beskar, se non sbaglio si chiama, correggetemi poi se vi sto dicendo male. Fatta molto bene ragazzi, abbiamo anche il mantello con il solito telo, quello classico insomma che usa sempre la Lego. Molto molto ricca di dettagli ragazzi, questa figure mi piace tantissimo, ve la faccio riapprezzare. Poi proseguiamo, non poteva di certo mancare il piccolo Grogu. Piccolissimo, io ci ho messo questa basetta 2x2 per poterlo porre meglio. Molto carino, guardate. È fatto davvero bene, anche scolpito molto bene, come potete vedere non hanno tralasciato nessun tipo di dettaglio. Questo ragazzi può essere posizionato anche qui sotto, come potete vedere ovviamente ha un peg 1x1 e lo potete posizionare anche nella mano del nostro Mando. Si può ruotare anche la testa, come vi faccio vedere, eccolo qua il nostro Grogu, bellissimo. Poi abbiamo Griff Karga, il capo della Gilda, che appunto offre il primo lavoro al nostro Mando, che poi darà via a tutta la storia, insomma, poi non il primo lavoro, diciamo il lavoro più importante, che è quello appunto di andare a recuperare Grogu. Anche lui fatto molto bene, guardate la sua veste come è ben disegnata, anche nella parte posteriore abbiamo questa sorta di mantello, carino, guardate, ha fatti bene anche molti capelli, afro, perfetto. Poi ci spostiamo sullo Scout Trooper, eccolo qua.
Questo, ragazzi, francamente non so perché l'hanno voluto aggiungere. Io avrei preferito qualcos'altro. Se proprio ve la devo buttare là, avrei preferito qualche altro personaggio. Hanno aggiunto questo Scout Trooper, fatto sempre molto bene, peraltro, ragazzi. Guardate che bei dettagli che ha anche l'elmo, devo dirvi, è fatto super bene. Però, insomma, avrei preferito un altro personaggio, magari un po' più importante. Comunque, questo è quello che ci hanno dato e noi ce lo prendiamo. Ecco qui, dunque, ci spostiamo sulla protagonista, sulla Razor Crest. Io credo che adesso sia il caso di spostarmi proprio, muoverò la camera così ve lo posso far vedere più da vicino e più nel dettaglio, perché voglio farvi vedere tutte le parti più importanti della navicella. Quindi, piccolo taglio, e io intanto ve l'ho fatto vedere 360 gradi. Poi, come vi ho detto, facciamo un piccolo taglio e ci spostiamo per andarlo a vedere più da vicino. Eccoci qui, come vi ho raccontato poco fa, questa navicella si può aprire completamente. Io adesso vado a spostare tutte le minifigure e vi faccio vedere. Abbiamo i primi portelloni, questi anteriori, che si apre sia qua sulla destra, sia qua sulla sinistra. All'interno possiamo apprezzare, da una parte, il vano letto, diciamo, dove il nostro Mando e Grogu riposano. Guardate un po', lì ci sono degli adesivi. Poi, in quest'altro vano, invece, vengono conservati i missili. Ora, io in questo caso non ce li ho messi, dopo ve li faccio vedere. Comunque possono essere conservati 3 missili su quei brick. Poi, la navicella continua ad aprirsi e possiamo aprire sia in questo punto che in quest'altro. Adesso vi faccio vedere, 1 e 2. E come potete vedere, ragazzi, qui si possono conservare in maniera molto pulita e molto semplice, peraltro si reggono davvero molto bene, le lastre di grafite. Guardate che belle, dove all'interno appunto vengono conservate le taglie che cattura il nostro Mando. Quindi la prima e poi c'è anche questa seconda. Eccole qua. Molto belle, che anche queste, ragazzi, sono degli adesivi, quindi dobbiamo appiccicare l'adesivo della grafite e eccole qua. Poi proseguiamo il giro, come potete vedere si può aprire anche il vano posteriore, eccolo qua. Adesso fa un po', mi si impenna un po' la nave, ecco qui, perfetto. Ovviamente, ragazzi, come immaginerete, è speculare e quindi quello che abbiamo aperto da una parte lo possiamo aprire anche da quest'altra. Quest'altra ovviamente non abbiamo nessuna particolarità, insomma, come abbiamo visto dall'altra parte con le lastre di grafite, ma comunque possiamo apprezzare molto bene gli interni della nave. Poi io vi voglio far vedere sicuramente i due motori, che sono realizzati benissimo. Qui abbiamo lo sticker che va a realizzare la struttura del motore, quindi vi faccio vedere sia quello destra che quello di sinistra. Ovviamente, ragazzi, sono uguali e speculari, quindi sono identici. Poi vi faccio vedere l'interno. Qui abbiamo questo piccolo Lego che noi possiamo utilizzare per appunto andare a togliere il vetro della nostra Razor Crest. Questo è un pezzo speciale che viene proprio assegnato esclusivamente per questo set Lego, quindi realizzato appositamente. Poi all'interno ovviamente abbiamo questi due sedili, la strumentazione che, come vi ho raccontato poco fa, non è un adesivo, invece è proprio un brick già stampato, cosa che, come sapete, io preferisco e gradirei sempre. E qui abbiamo anche questa parte che può essere rimossa in questo modo, vedete, si può alzare e praticamente qui possiamo conservare su queste piccole asole il fucile di precisione del nostro Mando. Poi in questa parte superiore possiamo rimuovere questa parte, vedete, ragazzi, è attaccata semplicemente, adesso vi faccio vedere, con questo piccolo brick rosso, e quindi è molto facile da rimuovere e poter appunto andare a apprezzare poi da sopra l'interno della nave. Come vi ho raccontato poi, ragazzi, qui abbiamo due, vedete, brick per poter sparare. Questo è il primo, il secondo è qua, eccolo qui, per poter sparare i raggi. Adesso io ne prendo uno e vi faccio vedere come funziona. Allora, questi ovviamente sono i raggi, eccoli qua, quindi li possiamo andare ad inserire qui dentro, eccolo qua. Ovviamente dobbiamo fargli fare il kick classico, ecco qua, inserito. E per poterli sparare bisogna utilizzare questo meccanismo, che devo dire la Lego è stata molto ingegnosa a farlo, perché lo appoggiate, andate a premere, ecco qua che spara il colpo. Devo dire che apprezzo molto questo tipo di costruzione, perché ovviamente il pulsante
non è esposto, non si vede, perché come potete vedere poi il Lego insomma lo va a ricoprire. Quindi molto carina questa soluzione, devo dire non l'avevo neanche mai vista e quindi l'ho apprezzata moltissimo. Dunque ragazzi, io penso di avervi fatto vedere tutto, le particolarità della nave ve le ho fatte vedere tutte quante. Vi garantisco che è veramente un pezzo bellissimo, poi ragazzi anche in questo modo tutto aperto devo dirvi che fa una bellissima figura. Non credo di aver dimenticato nulla, non credo di non avervi fatto vedere parti interessanti. Poi ragazzi, se voi avete delle domande, come sempre fatemi sapere, se mi sono dimenticato qualcosa senza problemi chiedetemelo, io vi risponderò come sempre molto volentieri. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like bello e potente come questa Razor Crest del Mandalorian. Io vi do appuntamento con il prossimo Lego che francamente non so quando sarà, perché ormai di spazio ne ho veramente poco. Però quando escono dei pezzi veramente belli non riesco a resistere, alla fine inizio a muovere per cercare di fare nuovo spazio. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto se anche voi l'avete acquistata, se vi piace, se state guardando la serie, soprattutto che mi interessa molto. Qui da Visio e dalla Razor Crest è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!